Incantevole costiera amalfitana. Sarebbe dovuta essere una giornata in motonave, ma le condizioni avverse del mare ci hanno costretti a visitare la costiera con i pulmini. Prima sosta al Belvedere Supositano, una delle tante bellezze che vedremo oggi. La giornata non è delle migliori, cielo grigio e mare agitato, ma i luoghi sono talmente ricchi di fascino che la cosa è ininfluente. Tra variopinte ed eleganti vetrine, percorrendo vicoli e scendendo scale ripide, arriviamo fino alla spiaggia di Positano. Mentre tutto appare tranquillo ed i turisti passeggiano serenamente e soddisfatti, la gente del posto è in continua e febbrile attività perché tutto funzioni nel migliore dei modi. È ormai assodato che Positano è il borgo icona di tutta la costiera amalfitana e sia diventato il luogo più ambito per una vacanza stile dolce vita. Infinite nuotate nel mare cristallino, gita in barca lungo la costa frastagliata, passeggiate tra le stradine ombreggiate da limoni glicini rendono Positano una straordinaria località di vacanza. Di fronte a Positano si possono ammirare le tre piccole isole rese famose da Nureyev, ora di proprietà di un albergatore. Riprendiamo il cammino per dirigerci verso Amalfi, incontrando Praiano, Furore e Conca dei Marini, rendendoci anche conto delle difficoltà che incontrano qui gli autisti dei mezzi che transitano in loco. Stiamo arrivando nel cuore di Amalfi, fiorente repubblica marinara con Genova, Pisa e Venezia in epoca di alto medioevo. È il più importante centro della costiera amalfitana e come tutta la zona è patrimonio dell'UNESCO. Amalfi è il centro turistico più frequentato d'Italia. Il suo monumento più noto è il Duomo, costituito da due basiliche comunicanti che si raggiungono con un'ampia scalinata. Da non mancare è la visita al meraviglioso chiostro del Paradiso.
Com'è bello e rilassante passeggiare nelle stradine vicoletti della cittadina, così, senza meta, abbandonandosi ai tanti inviti che ci propongono per la degustazione dei prodotti tipici locali, primo fra tutti l'arcinoto limone con i suoi molteplici derivati. Il cioccolato è un'altra eccellenza locale, il suo abbinamento con il limone poi dà origine a sapori piacevoli ed inimmaginabili. Provare per credere. Lasciamo il mare per arrampicarci sulla collina e raggiungere Ravello, rinomato centro culturale e turistico. È nota come città della musica in quanto sede del Ravello Festival. Il ricco patrimonio architettonico e storico del luogo trova la sua massima espressione in Villa Ruffolo, che conobbe il suo massimo splendore attorno al XIII secolo. Nel tempo, all'originale stile arabo e normanno, se ne sono aggiunti altri, conferendo al luogo l'attuale fascino arricchito dai romantici giardini con viste che ispirano suggestioni ed emozioni.
sì, anche questa giornata volge al termine e noi ritorniamo percorrendo il suggestivo valico del Chiunzi, attraversando bellezze naturali e testimonianze storiche.